Celebrazioni ristrette per la 61esima festa del mare di Fano, uno degli eventi fanesi più sentiti e importanti, che ha come intento quello di celebrare il forte legame di Fano al mare, ai marinai e a tutte quelle attività di tipo turistico che negli anni hanno segnato la storia della città. Le restrizioni dovute alla situazione generata dal coronavirus non hanno impedito però di celebrare la manifestazione, anche se sono state eliminate diverse iniziative, come la Santa Messa, l'uscita in mare delle imbarcazioni e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. A dare il via alla cerimonia è stata l'alzabandiera al monumento ai caduti del mare, per poi raggiungere il molo di Ponente, dove è stata deposta una composizione floreale alla statua della tempesta, in ricordo dei caduti nel 56esimo anniversario della tragedia dell'8 giugno del 1964. Stendi la tua mano sul nostro mare e su questo porto e assisti coloro che vi navigano. Subito dopo, le autorità e tutti i componenti del mondo della pesca si sono spostati sopra i quadri, dove è stata gettata in mare una corona d'alloro. Infine, dopo la lettura della preghiera del marinaio e della consegna della bandiera blu da parte del delegato della FE Marche, è stata posizionata una seconda corona d'alloro al monumento di via Nazario Sauro. Dopo sono state assegnate delle targhe ricordo a 5 lupi di mare classe 1938 che quest'anno sono andate a Franco Antonelli, Oscar Caprara, Alessandro Carboni, Sauro Ricci e Arnaldo Rossini. Un'occasione di festa, un'occasione anche di ricordo dei sacrifici avvenuti sul mare, sul mondo del lavoro, della pesca. È un modo per festeggiare i veterani dei lupi di mare della nostra pesca, ma è anche un momento per guardare al futuro, perché è importante la memoria, ma è importante anche la concretezza per il futuro. Parlare di mare significa parlare di pesca, significa parlare di turismo, significa parlare di sicurezza, significa parlare di ambiente, e sono tutti gli aspetti che devono avere la nostra attenzione, sulla quale fra l'altro stiamo facendo anche investimenti importanti. Ecco, quindi questa giornata è una giornata per un abbraccio simbolico a tutto il mondo che rappresenta il mare in tutte le sue articolazioni, ma è anche un modo per rafforzare questo legame, questa identità che il mare ha per Fano.